It's like the hook goes, something we all adore. The one thing we're dying for. Nothing but pain, stuck in this game. Searching for fortune and fame. Something we all adore. The one thing we dying for. Nothing but pain, stuck in this game. Searching for fortune and fame. That's what I hear. And my niggas say, we want the fame. Something worth dying for. Nothing but pain, stuck in this game. Searching for fortune and fame. The one thing we all adore. Something worth dying for. Nothing but pain, stuck in this game. Searching for fortune. So we exist to breathe, come to believe, come to see, come to G. Stress is at a half, with success comes greed. And got the hot when they shot it. Like, my revenge to increase my ends. Enemies getting dropped, win or lose, red or blue. We must all stay true. Play the game, never let the game play you. For the fame, we can change fast. That's a shame. What's the game lost? Who controls our brain? Who can I blame? The world seems strange at times. Someone insane. I'm hoping we can change with time. I'm living blinded, searching for refinement. Curse. I know death follows me, but I'm more than worse. And worse yet, with each breath, steps I take, breathless. It's 3 o'clock for a hustle and a death wish. Cigar ashes, toast with crystal glasses. We mash on them jealous bastards. With my ski mask, I'm the first one to warn them blasted. Wrapped in plastic, bullshit, and got his ass hit. Ain't nothing left now. Treated like a step challenge, not for me. Nothing but busters and bitches who rock and beat. My friends, grandissima canzone Fortune and Fame, canzone del 1991, ripresa anche nel bellissimo album riuscito, una rimasterizzazione del 2002, Better Days. Fortune and Fame, canzone scritta con gli Outlaws featuring Chainz, canzone che racconta che cos'è la fortuna e la fama. E proprio per questo motivo io oggi ho voluto iniziare con questa canzone parlando di fortuna in Niccolò Machiavelli. Ma prima di partire da Niccolò Machiavelli e che cosa intendesse lui per fortuna, rileggiamo un attimo questo testo perché magari ci può ispirare e far comprendere quello di cui parleremo oggi. One thing we adore, una cosa che tutti noi adoriamo, something worth dying for, qualcosa per cui vale la pena di morire, nothing but pain, nulla ma il dolore, stuck in this game, bloccato in questo gioco, searching for fortune and fame, ricerca di fortuna e fama, l'unica cosa che tutti noi adoriamo, qualcosa per cui vale la pena di morire, è stato altro che dolore, bloccato in questo gioco, ricerca di fortuna e fama, ricerca di fortuna e fama. E anche se noi esistiamo e respiriamo, alcuni credono moneta tratta di Gio, sottolinea qualcosa dopo la battaglia, o qualcuno pensa che il denaro significhi successo e avidità, ma noi non cerchiamo il successo e l'avidità, ci dice Tupac Shakur in questa bellissima canzone del 1991. Qualcosa che va al di là del successo. Quello di Tupac, secondo me, ragazzi, è un insegnamento prezioso. È un insegnamento prezioso perché oggi noi vediamo nella
cosiddetta industria culturale, discografica della trap e del rap, un concetto diverso di un concetto diverso di successo. Ecco, il successo di cui ci parla Tupac Shakur, almeno nella domanda che lui si fa, è un'altra. Lui ci vuole dire: io ricerco anche la fortuna. Tupac appunto ricerca la fortuna, ricerca la fama nel senso di conquista popolare anche dentro questa, sappiamo, faida che che è diventata famosa per essere la famosa, appunto, la faida tra East e West Coast, quindi la faida tra la Death Row Records e la Bad Boy Company, quindi la faida tra Tupac Shakur e il suo produttore Huge Nights e appunto Big Notorious G e Puff Daddy. In questa competizione musicale, in questa anche lotta e guerra tra gangster, Tupac scrive questa canzone che parla di fortuna. Parla di fortuna, ma anche parla di quello che Tupac voleva, e cioè farsi conoscere, raccontare la sua storia, la sua biografia. Tu nasci povero e diventi un uomo nuovo, dice Tupac, un uomo accolto nella società, ma quando vieni accolto nella società nessuno si ricorda più da dove vieni se non glielo ricordi tu, anche per vantartene. E Tupac si ricorda da dove viene, Tupac potremmo dire con un aforisma latino: quis que faber, fortuna è sue. Tupac ci dice: la fortuna me la faccio da me, io e Dio, io sparo e lui mi protegge, ho una grossa catena con la croce sul petto e prego Allah 5 volte al giorno, ma quando sono dentro, fuori non ho tempo. Ecco, Tupac, questo grandissimo rapper che abbiamo visto, ha scoperto Niccolò Machiavelli durante la galera, rileggendo Il Principe e l'arte della guerra, ci parla nelle sue canzoni di fortuna. Quindi Machiavelli diceva che appunto è importante la fortuna per un principe, è importante perché la fortuna non riguarda solamente tutto ciò che possiamo tenere in conto come fama, successo, ma riguarda anche qualcosa di imprevedibile. La fortuna è l'imprevedibile, la fortuna è qualcosa di, come dire, che non si fa acciuffare. E la fortuna, che contava molto per Tupac Shakur, contava molto anche per gli uomini del 400 e del 500. La fortuna spesso la faceva da padrona, quello che noi chiamavamo medioevo. La fortuna era talmente rispettata e temuta quasi come se fosse appunto una volontà divina, una compagna minore della provvidenza, che poteva appunto prendersi come voleva in maniera libera i destini umani. La fortuna anche negli uomini del Medioevo prometteva gloria, ricchezza e potenza. La fortuna poteva essere anche maligna, poteva avere anche una faccia maligna, poteva anche cattivarsi in tanti modi. La fortuna sorride, la fortuna è cattiva, la fortuna è buona sorte, la fortuna è cattiva sorte, la fortuna che è raffigurata come una ruota, una roulette russa diremmo, no? Che girando porta in alto, in alto, in alto e poi fa precipitare gli uomini, principi e poveri, ricchi e non ricchi. La fortuna era immaginata come una vela che raccoglie il vento e muove a suo piacimento la barca che quest'uomo cerca di timonare. Vi ricordo che governo deriva dal latino gubernare, che significa reggere il timone, ma quando io reggo il timone non ho pieno controllo, ho il controllo sulla barca, ma il controllo sulla barca non dipende solo dal mio timone, ma dipende da tantissime variabili, tantissimi fattori, il vento, il mare, il clima, che non posso controllare. Ecco allora che la fortuna
incontra le virtù del principe di cui ci parla Machiavelli. La fortuna è una donna nuda, dice Machiavelli, è una donna nuda il cui capo è rasato dietro, perché chi la insegue non la riconosca, e ha un ciuffo davanti che le copre il viso, perché l'audace, il principe audace, riconoscendola cerchi di afferrarla. Ecco allora Tupac, che per tutta la vita ha cercato questa fortuna, ha cercato questa fama, ma non è riuscito mai a acciuffarla, non è riuscito mai a prenderla. Vi dicevo nella scorsa lezione che il Machiavelli nella sua vita dirà appunto che la natura crea uomini che possono desiderare qualsiasi cosa, ma allo stesso tempo rende impossibile conseguire qualsiasi cosa. E in questa tragicità dell'esistenza, in questa tragedia della vita umana, noi siamo anche schiavi del destino e della fortuna. Non possiamo padroneggiarla pienamente, anche se siamo principi virtuosi, anche se siamo politici virtuosi. La fortuna quindi è una creatura volubile, che fa violenza, che si accanisce anche contro i più valorosi, è una diva crudele dagli occhi feroci, che calpesta i buoni e innalza anche i malvagi, e si può accanire anche contro i più valorosi. La fortuna appunto è mobile, incostante, mette sotto sopra i regni, ha due facce, ha la faccia della strega feroce e dello stregone mite. La fortuna che può prometterti ricchezza, onore, potenza, salute, sugli altri può sfogare furore con la sua servitù, con la sua infamia, la malattia e la povertà. E noi oggi lo stiamo vedendo con questa pandemia di coronavirus, di quanto questo virus sia appunto imprevedibile, di quante delle cose che accadono dipendono anche dal caso, e noi facciamo fatica ad accettare il caso, noi società positivista, società scientifica, società cosiddetta della certezza e della previsione, ci accorgiamo in questa pandemia di non poter controllare e prevedere tutto. Ed ecco allora la fortuna di Machiavelli: quivi l'occasion sol si trastulla, e va scherzando fra le ruote attorno la scapigliata e semplice e fanciulla. Ecco la fortuna, una dea, un personaggio femminile che diciamo trastulla, che come una ruota gira intorno e non riusciamo a prenderla, non riusciamo ad acciuffarla. La fortuna, dirà Machiavelli, è colei che predilige l'audacia. L'audacia, che bella parola, questa è una parola che deve tornare di moda, soprattutto oggi. L'audacia e la gioventù, poiché, dirà Machiavelli, l'audacia e la gioventù fa miglior prova. Ma chi si scontri con lei e la forzi, questa fortuna, dice Machiavelli, è destinato a soccombere. E allora capiamo anche che cos'è stata la vita di Tupac Shakur, capiamo anche che cos'è stata la vita di Notorious Big o Biggie Small, capiamo che cosa significa ricercare qualcosa di impossibile, significa anche prendersi il rischio di morire. E questo penso che sia la lezione più importante che Tupac Shakur, ma non solo lui, ci sono tantissimi esempi che noi possiamo prendere nella storia, da Alessandro Magno a Cesare, passando appunto per Federico II di Svevia, Napoleone Bonaparte. Ecco, tutti grandi uomini dotati di virtù, di audacia, di coraggio, ma che sono stati beffati da questa fortuna. La fortuna appunto per Machiavelli, vi dicevo, è un concetto importantissimo. Vi riprendo una lettera che il Machiavelli scrive al suo miglior amico Vettori, dicendo: la fortuna ha fatto che, non sapendo ragionare né nell'arte della seta, né dell'arte della lana, né dei guadagni né delle perdite, mi convien ragionare dello stato, e mi bisogna o votarmi a cheto o ragionar di questo. La fortuna
come dire, agisce, dice Machiavelli, inconsapevolmente, ed è qualcosa che è addirittura più inconsapevole dell'arte della seta, dell'arte della lana, del gioco d'azzardo, potremmo dire, no? della finanza creativa. E per questo è importante che lo Stato ci ragioni. È in questo importante che lo Stato ragioni, ci rifletta su questo concetto di fortuna, su questa impossibilità che il governante potrà incontrare nel suo percorso. La fortuna quindi non è la fama, non è il successo, la fortuna che cercava Tupac e la fortuna che ci racconta Machiavelli è qualcos'altro. La fortuna, dice Machiavelli nel primo capitolo del Principe, dirà appunto questo: coloro i quali solamente per fortuna diventano di privati principi, con poca fatica diventano, ma con assai si mantengano. Quindi un principe può anche avere la botta di culo di conquistare il potere, ma poi il tema diventa mantenerlo quel potere, conservarlo quel potere. E abbiamo visto la scorsa volta alcune, diciamo, dei criteri per mantenere il potere: saper governare bene, saper attaccare, saper scegliere amici e alleati, distinguere gli amici dai nemici, saper distinguere tra morale e politica, saper distinguere tra religione e politica, saper essere volpe e lione, no? Ok, ma ci dice Machiavelli, c'è questa fortuna, c'è questa donna rasata da dietro, impossibile da acciuffare. E ci dirà Machiavelli, proprio nel primo capitolo del Principe, non di manco, perché il nostro libero arbitrio non sia spento. E dico anche, dice Machiavelli, che la nostra libertà non si spenga. Io giudico potere essere vero che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che etiam lei le lasci governare l'altra metà o presso a noi. Anche questa frase, ragazzi, noi potremmo stare un anno qui a tradurla. La fortuna, dice, è arbitra della metà delle nostre azioni, Machiavelli. Ci dice che la fortuna è arbitra della metà delle nostre azioni. Alla fortuna Machiavelli dedica un intero capitolo del Principe, che è il capitolo 25esimo. Il 25esimo ne aveva fatto proprio un centro, un fondamentale, e il capitolo 26esimo continua questa discussione sulla fortuna, dicendo appunto che la fortuna è donna. Leggiamo che cosa scrive. Perché la fortuna è donna, et necessario, volendola tener sotto, batterla et urtarla, et necessario da questi, cioè i temperamenti impetuosi, che da quelli che freddamente procedono. E però la fortuna, sempre come donna, è amica dei giovani, perché i giovani sono meno rispettivi, più feroci e con più audacia la comandano. Ecco ancora, quindi la fortuna che arbitra per metà delle nostre azioni, la fortuna che è donna, la fortuna che sta con i giovani perché i giovani sono più audaci, temperanti, impetuosi. E sentiamo ancora che cosa si dice il Machiavelli nei discorsi sulla prima decade di Tito Livio, volume 2, pagina 19-20. Lo prendo da questo libro che vi ho già presentato. Sentite. E t'assomiglio quella, la fortuna, a una di questi fiumi rovinosi che quando s'adirano, allagano i piani, ruinano gli alberi e gli edifici, lievono da questa parte terreno e pongono da quell'altra, ciascuno fugge loro dinanzi, ognuno cede allo impeto loro, senza potervi in alcuna parte obstare, e benché siano così fatti, non resta però che gli uomini, quando son tempi quieti, non vi potessino fare provvedimenti
con ripari e targini, in modo che crescendo questa fortuna poi o andrebbero per un canale o l'impeto loro non sarebbe né si licenzioso né si dannoso. E similmente interviene la fortuna, la quale dimostra la sua potenza dove non è ordinata virtù a resisterle, e qui vi volta li sua impeti dove la sa che non son fatti gli argini e li ripari a tenerla. E se voi considererete l'Italia, che è la sedia di queste variazioni e quella che ha dato loro il moto, vedrete essere una campagna senza argini e senza alcun riparo, che se la fussi riparata da conveniente virtù, come la Magna Germania o la Spagna o la Francia o questa piena, non avrebbe fatte le variazioni grandi che ha, o la non ci sarebbe venuta. E quindi, ragazzi, definizione fantastica, formidabile di fortuna. La fortuna arbitra per metà, la fortuna donna, la fortuna che deve essere sbattuta e battuta, la fortuna che è amica dei giovani, la fortuna che è come un fiume impetuoso, ci dice il Machiavelli, ci dice la fortuna che allaga, che rovina alberi ed edifici, che scompagina, che desertifica terreni, che abbatte. E di fronte a questo fiume e di fronte a questa tempesta che abbatte, distrugge, ecco le virtù del principe che devono cercare di arginarla, di bloccarla, di controllarla, di dominarla, di prenderla per le corna attraverso leggi e provvedimenti, attraverso quindi la politica, attraverso quindi la capacità di gestire il potere e l'interesse pubblico. Ecco allora che la fortuna deve essere governata dal buon principe, ci dice Machiavelli. E io, e poi fa una seconda metafora, vedo l'Italia, questa sedia che ha tante variabilità, che ha tanti moti, che è appunto succube di questa violenza impetuosa. Machiavelli si riferisce chiaramente alle guerre intestine, si riferisce soprattutto agli attacchi che l'Italia riceve dalla Francia, dalla Germania e dalla Spagna, Carlo VIII di Valois, gli Aragonesi, il Cesare Borgia, il Duca Valentino, quindi questa Italia, ci dice Machiavelli, è una campagna senza argini, cioè è un paese senza politica, è un paese incapace di governare. Ecco allora perché io scrivo, scrivo questo. Quindi, ragazzi, la fortuna, ripeto, per Machiavelli è arbitra per metà delle nostre azioni, è amica dei giovani, è donna, la fortuna deve essere urtata e battuta, la fortuna deve essere arginata attraverso le virtù politiche. Ora, noi a questo concetto di fortuna dobbiamo dare delle interpretazioni. Io ve ne propongo due, ragazzi, di interpretazioni che ho fatto io, nel senso che su questo storici, politici, filosofi ne hanno dette la qualunque. Ma quello che, diciamo, è importante ricordarsi su che cos'è la fortuna sono due cose. La prima, Machiavelli non è che dice che la fortuna determina le azioni umane al 50%. Il 50% è determinato dalle nostre virtù, cioè dalle nostre capacità di prevederla, arginarla, di pianificare, di essere intelligenti, e tutti i talenti che fanno parte appunto del buon principe. Quindi non significa che alcune azioni dell'uomo sono governate dalla fortuna e altre sono governate dalla libera volontà. Ma, ci dice Machiavelli, che tutte le azioni umane dipendono per metà o quasi dalla fortuna, ossia dipendono simultaneamente dalla fortuna e dalla virtù, cioè dalla capacità che ha il politico di adattarvisi e di governarla e di dominarla, questo imprevedibile.
non più l'una o l'altra, che ci siano degli eventi, forse una metà o quasi, in cui l'uomo non può far niente, oppure altri eventi in cui l'uomo può far tutto. Ecco allora che il rapporto ancora si rovescia. Insomma, il rapporto che il buon principe ha con la fortuna è un rapporto di lotta, è un rapporto, se volete, anche di violenza, è un rapporto in cui la fortuna, il caso, l'imprevedibile, è soprattutto un limite per il principe che incontra, diciamo, nella propria esistenza, nella propria struttura caratteriale, e si accorge che è impotente, che non può agire. Per questa fortuna, ci dice Machiavelli, serve però un carattere impetuoso, serve un carattere irruento per dominarla. E il carattere impetuoso e irruento dei giovani, e io quando penso al carattere impetuoso e irruento, che è proprio l'entusiasmo dei giovani, di noi giovani, di Tupac Shakur, se vogliamo prendere quel carattere così impulsivo, ma anche di Giuseppe Impastato, ce ne sono tantissimi di personaggi che potremmo appunto definire caratteri impulsivi, impetuosi, irruenti, che, attenzione, non significa irrazionali, stupidi, ingenui, ma appassionati. Ecco, servono caratteri appassionati, servono caratteri impetuosi in grado di dominarla questa fortuna, servono caratteri alla Cesare Borgia, ci dice Machiavelli, servono caratteri alla Papa Giulio, servono caratteri alla Leone X, servono caratteri alla Lorenzo de' Medici, affinché questa Italia sgangherata, questa Italia corrotta, questa Italia decadente risorga, questa Italia decadente rinasca, si rinnovi. Ecco l'umanesimo di Niccolò Machiavelli. La fortuna, quindi, dobbiamo dominarla, dobbiamo batterla, dice, non perché è debole, ma perché è la fortuna che fa da padrone del gioco, che fa da padrone della nostra sorte, è la fortuna che ci può tradire, che ci ha fatto appunto avere successo e fama e poi ci scaraventa giù, a volte volente o nolente rispetto alle nostre scelte e alle nostre azioni. Quindi noi dobbiamo conoscere questo imprevedibile, dice Machiavelli, e dobbiamo lottare, è una lotta corpo a corpo con questa fortuna, questa dea bendata, e possiamo proprio dirla così, che veramente la politica che intende Machiavelli è uno stupro, cioè lo stupro, questa donna che deve essere battuta e picchiata perché dominata, attenzione, è una metafora chiaramente, tutto questo non me ne vorranno le femministe, siamo in una metafora chiaramente molto maschile, molto virile, ma che ci aiuta a capire come la fortuna debba essere appunto arginata, dominata nel campo della vita. La fortuna è appunto una lotta corpo a corpo sul campo della vita. Il principe è colui che riesce a corteggiarla, che riesce a conquistarla e che riesce a dominarla nel tempo. Questa è la virtù che deve avere il principe del Principatibus di Machiavelli. E questa è una prima interpretazione, cioè la fortuna non è che agisce al 50%, ma dipende dalle situazioni e dalle condizioni. A volte vince la virtù, altre volte vince la fortuna. È una lotta continua tra virtù e fortuna nel campo della vita. La seconda interpretazione che io vi do del concetto di fortuna, che il buon Machiavelli ci in maniera magistrale ci dona, e che ci fa vedere appunto che la fortuna, il concetto di fortuna, ci ricorda che il governo è qualcosa di impossibile, qualcosa che ha a che fare con l'impossibilità. Perché? Perché la fortuna è la padrona del gioco, e quindi la sfida, questa lotta corpo a corpo, è già truccata in partenza. Ma ragazzi, ma basterebbe leggere il fantastico, se non folle, combattimento nell'Iliade di Omero tra
il grande Achille figlio di Peleo e il grande Ettore figlio di Priamo, per capire che cos'è la fortuna. Achille, ragazzi e ragazze, vince perché nell'Olimpo chi scommette su Achille, chi scommette su Ettore, alla fine chi bara il gioco è la dea Atena. È la dea dell'intelligenza, la dea dell'intelligenza che entra nel campo di battaglia e un po' come dire pompa dopa Achille. E quindi Ettore lo scopre, Achille anche lo scopre, ma sia Achille che Ettore si diventano appunto consapevoli del loro destino. E quindi Ettore morirà e Achille vendicherà la morte di Patroclo e verrà ricordato nella storia dei tempi come colui che ha ucciso il principe Ettore, cioè il principe più forte ai tempi della storia, nella storia antica. Ma chi trucca la partita tra Ettore e Achille? Sarebbe bellissimo, non abbiamo il tempo di rileggere la battaglia tra Ettore e Achille. È Minerva, che prende le parti di Achille, perché Minerva vince, diciamo così, vara il gioco che è la lotta, la guerra tra Ettore e Achille, i quali di fronte appunto alla decisione degli dei non possono prendere atto che dei loro destini. Quindi Machiavelli ci dice che proprio perché c'è la fortuna il governo è impossibile, c'è una forma di imprevedibilità nel governo, perché appunto la fortuna è cieca, la fortuna a volte ci vede benissimo, la fortuna è impetuosa, è un fiume straripante che prende alla sprovvista noi esseri umani. E lo dice molto bene Machiavelli nella lettera, nei ghiribizzi che scrive al suo caro amico repubblicano Piero Soderini. Dirà Machiavelli: avendo gli uomini prima la vista corta e non potendo poi comandare alla natura loro, ne segue che la fortuna varia e comanda gli uomini e li tiene sotto il giogo suo. Rileggo: la fortuna varia e comanda gli uomini e li tiene sotto il giogo suo. Quindi il principe può passare da un momento all'altro, dal successo alla rovina. L'abbiamo visto con Tupac Shakur e con Notorious B.I.G. Può passare dalla fortuna alla rovina appena il vento cambia. Per cui questo è un insegnamento importantissimo che ci dà Machiavelli. Ci dice: il principe, caro principe, per essere bravo a governare devi essere bravo a dominare la fortuna, cioè essere bravo a capire le condizioni in cui ti trovi, l'imprevedibile in cui ti trovi e riuscire ad adattarti continuamente proprio per dominare la fortuna e quindi mantenere il potere. Ma ci dice proprio questo Machiavelli, che il potere proprio essendo impossibile, proprio il governo essendo impossibile, ci dice che il potere è qualcosa di tragico. Il potere è sempre un gioco tragico, perché il potere è sempre determinato dalla virtù, ma anche dalla fortuna. La virtù, quindi, ripeto, è tutto ciò che ha a che fare con la forza, l'intelligenza, la furbizia, l'astuzia, la capacità di prevedere, di pianificare, di costringere, di edificare. È la volontà. La virtù è la volontà di un principe. Ma la padrona del gioco è la fortuna, che è proprio la condizione in cui si trovano gli uomini. E questa condizione è una condizione tragica, nel senso che il sovrano può trovarsi in condizioni di dover applicare in certi momenti metodi estremamente crudeli e disumani, proprio perché il caso è imprevedibile, perché i mali sono estremi e quindi a mali estremi, estremi rimedi. E bisogna adattare quindi i rimedi estremi. Il principe non è colui che sceglie la via del compromesso, ma sceglie il mezzo in funzione alle condizioni che lo impongono. Ragazzi, il potere tragico, la tragedia del potere è proprio questo, il fatto che c'è un imprevisto, un imprevedibile, una fortuna. Pensate
pensate a Barack Obama che deve decidere, deve scegliere l'attacco con dei droni su obiettivi terroristici mirati che avevano un'alta percentuale di uccisione della popolazione civile. Devo dire ok al Pentagono, devo dire ok all'esercito militare di sparare a quegli obiettivi terroristici sapendo che qualcuno che non c'entra niente con quella guerra ci morirà. Questa è la tragicità del potere, questa è appunto quell'imprevedibile fortuna che non si riesce ad acciuffare. Sappiamo benissimo che nei 563 attacchi di droni in Iraq, per esempio, morirono circa 300 civili. Ma ancora una volta ci troviamo appunto di fronte a quella che è, diciamo, l'aforisma più conosciuto di Machiavelli, cioè che il fine giustifica i mezzi, ma lo vedremo meglio nella prossima puntata, che il concetto di fine è più importante per Machiavelli rispetto al concetto di mezzo, ok? Quindi Machiavelli non è un, come dire, il cinico e diabolico Frank Underwood di House of Cards. Machiavelli non intende il fine giustifica i mezzi alla Andreotti, per cui a pensar male si fa peccato, ma ci si azzecca sempre, e quindi collaboro con la mafia per evitare un'instabilità politica e quindi per tutelare quella che si chiama ragion di Stato. Il fine per Machiavelli è importante, è più importante dei mezzi. Purtroppo questa, diciamo così, pedanteria, queste traduzioni che vengono fatte oggi di Machiavelli nella nostra società, si concentrano sul Machiavelli cinico. Ma non è questo il Machiavelli che leggiamo negli scritti politici, nel Principe, nell'ultima decade di Tito Livio, nell'Arte della guerra o del Mandragola. Il Machiavelli che leggiamo è veramente colui che sta vivendo un tempo tragico, quello dell'Italia del Cinquecento, e vede nel futuro un orizzonte, cioè l'Italia unita, cioè la nazione, la patria, il ritorno dei valori patriottici, il ritorno di una coscienza morale italiana che si era appunto persa. Questo è il fine di cui il Machiavelli ci parla. Quindi, sapendo che il buon governo dipende sempre da virtù e fortuna, ci dirà Machiavelli, il buon politico chi è? Il buon politico è colui che sa scegliere i mezzi migliori per raggiungere i propri scopi. È colui che persegue sempre l'utile, ma un utile che non sia egoistico, cioè del singolo, come vi dicevo l'altra volta, del cittadino, ma dello Stato. Il potere deve fare, quindi Machiavelli dice, il potere deve fare quel che è necessario, sapendo che non tutto è prevedibile, perché questa fortuna gioca sempre da padrona. Ragazzi, il concetto di fortuna è un concetto che nella letteratura italiana troviamo in tantissime opere. Nei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, questa fortuna viene chiamata provvidenza. Vediamo ancora un nome femminile. La fortuna di cui parla Melville in Moby Dick è appunto quella... la sfida tra appunto Acab e la balena, in cui soccombono tutte e due nell'epilogo. Ci vuole anche non solo intelligenza, ma ci vuole anche fortuna. La fortuna di cui parla Machiavelli sarà quella che Giacomo Leopardi chiamerà natura. La natura di Giacomo Leopardi, questa donna formidabile, anche quella che però non si lascerebbe battere né si batterebbe con quell'islandese o con altri umani. La natura di Leopardi è appunto indifferente all'esistenza degli uomini, da abbandonare appunto l'uomo all'appetito di due leoni macilenti. Quindi la fortuna per Leopardi è la natura, una natura che è sorella della fortuna, diciamo, di Machiavelli, che si è anche un po' annoiata di giocare con gli umani e quindi va nel Capo di Buona Speranza. Leggete questo testo, dialogo
della natura con un islandese, testo di Giacomo Leopardi, in cui si vede proprio questo, cioè questa natura annoiata che si rifugia nel capo di Buona Speranza, e c'è un dialogo tra uomo e natura, per cui l'uomo dice alla natura: perché continui a perseguitarmi con la malattia, la morte, le guerre? Perché continui a perseguitarmi con la sofferenza? E la natura che gli risponde: ma a me è natura, e la natura è donna, la natura è donna, dice, di voi umani non me ne frega niente. Io sono indifferente a tutto ciò che capita del mondo. E questo è un passaggio che era già stato ripreso dal grande epicureista Lucrezio, che diceva: gli dèi non si curano delle vicende dei mortali. Gli dèi non si curano delle vicende dei mortali. Quindi la natura, la fortuna, non si cura delle vicende dei mortali. E allora, ragazzi, questo è, vuol dire, una sintesi di quello che ho voluto spiegarvi con il concetto di virtù e fortuna. Quindi ricordiamoci che per Machiavelli la fortuna è arbitra per il 50% delle azioni umane, ma questo non significa che è diciamo, la quota azionaria del 50%. Dipende sempre dalla lotta con le virtù umane, a volte viene rovesciata, a volte domina, a volte è poca, a volte è troppa, a volte c'è sfiga, a volte c'è troppa fortuna. È una continua lotta, la fortuna bacia gli audaci, i principi appunto vigorosi, dotati di virtù e conoscenza. La fortuna è donna e quindi come donna deve essere urtata e battuta dai giovani e da caratteri impetuosi, appassionati, capaci appunto di arginarla, perché la fortuna è un fiume in piena, la fortuna è imprevedibile, la fortuna è cieca, la fortuna ci dice appunto che il governo ha a che fare sempre con qualcosa di impossibile. E questa è appunto la questione che Machiavelli tocca nel capitolo 25 e 26 del Principe. Ci vediamo alla prossima lezione, che sarà dedicata, se riusciremo, alla strage di Senigallia, a partire dal racconto della guerra tra East West Coast, quindi tra East West Coast, tra Tupac Shakur e Big Notorious, per usarla come metafora della guerra avvenuta tra il Duca Valentino e il Ducato d'Urbino, che si è risolta nella cosiddetta strage di Senigallia. Buona serata a tutti.